Il video sarà diviso in due parti. Nei primi minuti la parte vlog e negli ultimi minuti, cioè la metà, ci sarà la parte recensione. Quindi buona visione, ragazzi. Trovate lo Spider-Man nascosto? Giorno a tutti ragazzi, come va? Spero tutto bene e benvenuti in questo nuovo video. Io sono NerdShowMovieIt e oggi vi andrò a parlare del nuovo film Black Widow. Nei primi minuti vi parlerò un attimo del vlog, cosa ho fatto, con chi ci sono andato, che cosa è successo di così tanto cringe, imbarazzante e stupido. E invece nell'altra parte vi parlerò della mia recensione del film e anche due piccoli spoiler che... Se non avete ancora visto il film, vi consiglio di skippare immediatamente per chi non vuole spoiler. Così. Per chi invece fosse curioso e non gliene frega nulla degli spoiler, continui pure. E niente, io direi allora subito di iniziare. Allora, iniziamo con il parte vlog. Sono partito e ho preso l'autobus, ma è successa una cosa molto, come si può dire, divertente. C'ero io che vloggavo e poi mi è passato subito l'autobus davanti. Questa qui è la scena. Raga, ecco a voi una delle visuali più brutte di tutta YouTube. No, scherzo, comunque. Allora, come avrete letto dal titolo, oggi vado a vedere Black Widow, cioè Vedova Nera, al cinema. E chiamo la data. No, no, tanto è l'8. Ah no, sì, sto perdendo l'autobus. Dopo questo piccolo aneddoto, mi sono dimenticato di registrare tutto e quindi vi dovrò raccontare questa piccola cosa. Ho dovuto aspettare il mio amico. Siamo entrati nel cinema e ho voluto mettere biglietto ridotto. Pagare di meno. Beh, niente, ci hanno beccato e siamo andati nell'altra cassa. Abbiamo dovuto fare i nuovi biglietti, abbiamo pagato altri soldi, abbiamo pagato 9 euro. Tranne questo, poi siamo entrati in sala e dopo essere entrati in sala, c'era ancora la pubblicità e per fortuna è dopo che è iniziato il film. Quando siamo usciti dalla sala, io mi sono accorto che delle persone dietro di noi avevano il poster. Quindi, cosa è successo? Io sono andato a vedere se c'erano i poster. Mi sono accorto che vicino al distributore, vicino a dove si stampavano i biglietti, c'erano i poster in omaggio. Ok, adesso io chiederei al mio assistente di passarmelo. Grazie mille. E niente, questo qui, ragazzi, è il fighissimo poster di Black Widow, fighissimo, dal 7 luglio al cinema, ancora disponibile, logicamente. Bellissimo, poi i capelli qua sono in rialzo, vabbè. Bellissimo poster. Grazie mille. E adesso però c'è la parte recensione, ok? Per questa parte di recensione, vi parlerò di un attimo un mio parere, ecco. Non vi andrò proprio a dire la trama del film, ma più che altro cosa ne penso. Allora, secondo me, per la fase 4 del Cinematic Universe non serve a nulla questo film. Spazia in un tempo che è fra Civil World e Avengers Infinity World. Essendo che poi qua sotto nei commenti ci saranno quei piccoli che sanno l'inglese, che vogliono fare i saputelli e dire si dice war, non world, war vuol dire mondo, war guerre cose, lo so già grazie alla pronuncia. Niente, ciao, non siamo tutti geni. Quindi viaggio in questo collasso di tempo. Parla più che altro delle origini di Black Widow, quindi non va a infierire nei prossimi film, ma logicamente ci sono alcune cose che per noi nerd potrebbero avere un rumor, un continuo. Ad esempio, non so, c'è la sorella, Yelena, se non sbaglio, e secondo me lì potrebbe esserci una nuova serie, un qualcosa, soprattutto perché esce la nuova serie, dovrebbe uscire di Occhio di Falco, quindi potremmo avere dei litigi perché hai ucciso mia sorella e cose del genere. Molto interessante. Logicamente vi devo dire una cosa, Black Widow in realtà non è una vedova nera, ma sono molte di più, sono molte più ragazze che sono diventate queste vedove nere, che sono le killer, vengono addestrate da piccole per diventare poi dei killer seriali. Personaggio divertentissimo a parer mio è Red Guardian, personaggio che più che altro è simpatico, cioè, quindi non ha proprio un vero significato nel film, è divertente, fa alcune battute e parla anche delle sue lotte contro Capitan America, perché come sappiamo la Russia e l'America, dopo la Seconda Guerra Mondiale, hanno avuto un momento di conflitto e quindi lui parla, questo Capitan America russo, ecco, se si può dire sovietico,
diciamo che odia molto Capitano. Non è che lo odia, è un suo nemico, se non alla pari. E racconta nel film che si sono litigati, che hanno fatto delle lotte. Alcune volte sembra che le cose che dice siano vere, alcune volte invece no. Quindi anche un film su di lui io lo vedrei benissimo, sarebbe un affare bellissimo, anche per le testimonianze che ha detto, per scoprire qualcos'altro, ecco. Adesso c'è il momento spoiler, quindi ragazzi mandate avanti, skippate questo minuto che vedete qui in presto. Per chi invece fosse interessato, continui pure. Adesso, voi ce l'avete presente Taskmaster? Il personaggio figo che tutti i ragazzi al mondo, ma anche ragazze, ci vorrebbero fare un cosplay? Adesso ragazzi, non ci rimanete male. Non c'è nulla di particolare. In realtà sotto la maschera di Taskmaster si trova la figlia che si credeva morta del grandissimo ciccione di cacca, cioè grande nemico di Black Widow, sì, sì. Sotto la maschera di Taskmaster c'è una ragazza, cioè la figlia del cattivo supremo che tutti odiano a morte. Sta cosa proprio ti rimane nel cervello. Cosa? È una femmina? Ma non è vera sta roba? E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare like, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, condividere questo video con tutti i vostri amici, parenti, zii, nonni, nipoti, umpar e anche a cani e gatti, perché i cani e gatti sono nostri cari parenti. Condivideteli anche a loro, fategli fare un abbaglio. Se siete umani invece lasciate like. E niente, noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi.